Incontri di geopolitica. La rivista Limes organizza un convegno importantissimo all'interno del circolo ufficiale della Marina Militare di Napoli, al quale interverranno Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista Limes, Dario Fabbri, giornalista consigliere scientifico e coordinatore America di Limes, e modererà l'evento Alessandro Sanzoni, direttore di cultura e identità. Ai nostri microfoni a breve avremo gli ospiti di questo importante evento. Seguite il servizio. Dario Fabbri, buonasera. America contro tutti. Contro chi? Essenzialmente contro tanto i sodali quanto i nemici in questa fase, perché c'è una notevole stanchezza, cosiddetta stanchezza imperiale da parte americana, per cui gli Stati Uniti vorrebbero che tanto gli alleati quanto i nemici pagassero anzitutto di più per accedere al loro sistema. Gli alleati invece si accollassero un po' al fardello della difesa che da soli gli americani non vogliono più tenere, da qui i vari dazi e le richieste di un aumento nella spesa per il PIL sulla difesa agli alleati della NATO. Dopo l'ultimo intervento del presidente Trump mi pare che ci siano dei rumors che vadano in una direzione completamente opposta, direi, anche sotto l'aspetto commerciale. In che senso direzione opposta? Nel senso che l'America sta praticamente minacciando anche i partner. Sì, sì, proprio in questo senso, contro tutti, sì, come no, e continua a minacciare partner come anche i nemici di dazi, soprattutto se non importeranno di più, se non pagheranno di più, essenzialmente per accedere al sistema in cui gli americani sono occupatori d'ultima istanza. Questo è un atteggiamento che con Trump si è acuito, ma che penso anche nei prossimi anni, con o senza Trump, sarà confermato. Un appuntamento importantissimo rispetto a tutti gli altri precedenti, perché stasera si parla di Stati Uniti, che sono ultimamente proprio al centro dell'attenzione mondiale. Le minacce, perché di minacce si sono trattate, del presidente Trump fanno riflettere moltissimo. Sicuramente è un momento molto particolare, tra l'altro la presentazione del volume di Limes dedicato all'America cade per una fortunata coincidenza proprio nel giorno in cui è presente in Italia il vicepresidente americano Pence. È evidente che sarà un'eccellente occasione per discutere non soltanto di quello che l'America fa nel mondo e delle sue prospettive, ma anche dei nostri rapporti con questo grande paese che è il nostro primo e più importante alleato. Assolutamente d'accordo con lei. Volevo dire un'altra cosa, però è un indicatore per il futuro, anche è un solco che sta scavando il presidente Trump. Io non la metterei così. È evidente tuttavia che la postura degli Stati Uniti nel mondo sta cambiando, e sta cambiando anche perché il cittadino americano, che è poi quello che sceglie il presidente alle elezioni, capisce molto meno di un tempo per quali ragioni gli Stati Uniti debbano essere impegnati ai quattro angoli del pianeta, spendendo tante risorse, inviando tanti soldati e alle volte anche subendo delle perdite. Un tempo era più chiaro perché dovessero farlo durante la Guerra Fredda, oggi per molti è diventato più difficile. Anche nella campagna elettorale di questi mesi sta emergendo una propensione degli sfidanti di Trump a insistere su questo tema della riduzione degli impegni militari esterni dell'America.